Siamo orgogliosi del fatto che un nostro concittadino faccia questa grandissima esperienza che pone ovviamente anche il tema della sostenibilità, dell'attenzione ambientale e peraltro la città ha dato patrocinio, ci sarà il vessillo della città di Torino che farà il giro sostanzialmente del mondo, quindi orgoglio e ovviamente vicinanza della città e un grazie a Nanni sia per quello che ha fatto in passato, quindi l'esperienza nord-ovest e adesso questa che è l'esperienza nord-est. Secondo il comune, questo passaggio cosa porterebbe al comune o comunque alla cittadinanza? La prima cosa ovviamente è l'orgoglio di avere un torinese che rappresenta la città in giro per il mondo. Immagini importanti, messaggi importanti che appunto tendono alla sostenibilità ambientale e comunque l'immagine di Torino che viaggia per il mondo. Poi ovviamente cercheremo anche di creare collegamenti con i luoghi e le popolazioni che verranno incontrate strada facendo nel viaggio. E questo penso che sia molto più importante. Questo è importante, è chiaro che ci sono tanti strumenti per collegarsi e creare appunto ponti con le comunità, questo è uno dei metodi e noi siamo orgogliosi che il nostro concittadino intraprenda questa strada. E soprattutto è anche più importante il fatto che faranno delle ricerche sulle microplastiche, che è una cosa molto ormai contenuta, ma per modo di dire. Assolutamente sì, lo dicevamo prima in conferenza stampa e peraltro c'è non solo la questione appunto ambientale ma c'è anche la questione scientifica, quindi è un viaggio che ha anche una grande valenza scientifica da cui sicuramente partiranno degli studi. Grazie.